Ciao a tutti! Prima di cominciare questo video vi voglio spoilerare che se vi piace questo make-up che indosso in questo momento, il prossimo video, quello di giovedì, è il GRVM in cui realizzo insieme a voi questo make-up. Quindi, in caso se vi interessa, giovedì vedrete il video. Detto ciò, oggi però non parliamo di make-up, ma come avete visto dal titolo, parliamo della mia skincare routine di questo autunno. Ci sono vari prodotti che uso da tantissimo tempo, altri che sto usando da qualche settimana, ma su cui posso già tranquillamente dirvi qualcosa. Vi ho portato qui i miei cestini, quelli che ho in bagno con tutti i prodotti che uso quotidianamente o quasi, poi vi spiego meglio. Qui ci sono tutti i detergenti, i prodotti per la pulizia, per lo struccaggio che utilizzo la mattina e la sera, mentre qui tengo tutti i prodotti per il trattamento. Vi ho già detto diverse volte che mi organizzo in questo modo e mi trovo veramente benissimo. Io direi per cambiare di partire da quello che faccio la mattina. Di solito si parte sempre dallo struccarsi, ora invece diciamo che mi sono appena svegliata e che cosa vado a fare? Vado subito a lavarmi il viso e utilizzo questo prodotto di Giada, di cui vi ho già parlato, della linea Radiance Vitamin C. Si tratta di un gel con acido mandelico, acido ialuronico, acido ferulico. Poi ci sono bacche di goji e mirtillo. Si tratta del Radiance Cleansing Face Gel. È un gel per la pulizia, è piuttosto liquido, non è troppo troppo denso, molto molto fresco al contatto con la pelle, che risveglia molto al mattino. Mi piacciono questi prodotti la mattina che mi danno una bella sferzata di energia. È un prodotto che, come avete sentito dagli ingredienti, ha ingredienti che donano tono e luminosità alla pelle. Ovvio che è un prodotto a risciacquo, quindi non è questo che fa il trattamento, però sicuramente, abbinato ai prodotti che vedrete dopo, aiuta moltissimo. Importantissimo per me è che non sia un prodotto troppo aggressivo, o che tiri troppo la pelle. Io ho una pelle normale, più mista d'inverno, più disidratata, scusate, più mista d'estate, più un pochino disidratata in inverno, ma soprattutto una pelle estremamente sensibile. Quindi io non devo utilizzare prodotti aggressivi e questo è un prodotto fenomenale a cui faccio seguire il suo tonico. Stessa linea, mi pare stessi ingredienti. Sì, e questo è il Radiance Face Toner che amo alla follia. Questo prodotto non ha profumi aggiunti e non sa tanto di arancia. Qui si sente di più, un profumo un po' da Fanta che è veramente un toccasana per la pelle al mattino. Io il tonico non lo metto su dischetti di cotone, ma questo che si eroga in questo modo lo metto un po' in mano, tampono e poi tampono sul viso. Questo è proprio acquoso, non ha nessuna quota, troppo morbida, unta ed è fantastico, mi piace tantissimo. Fatto questo, passo quindi al trattamento e vado a mettere il siero. Giuro che faccio velocissimo perché questa è la quarta confezione che utilizzo di questo siero di Florence Biocosmesi. È il siero alla vitamina C, anche qui con vitamina C, vitamina E, acido ialuronico e anche in questo caso acido ferulico, che è spesso associato ai prodotti alla vitamina C, per due motivi fondamentali. Uno, di per sé il ferulico aiuta a combattere le macchie già esistenti, a prevenire l'insorgenza di macchie, che è anche un po' quello che fa la vitamina C. Non posso dichiarare questo come siero antimacchia, ma sicuramente aiuta l'uniformità della pelle e aiuta a schiarire le macchie da vecchia acne e cose di questo genere, non quelle da sole. Ma soprattutto è uno stabilizzatore per la vitamina C, che non è fotosensibilizzante. Quindi non fotosensibilizza la pelle, può essere tranquillamente usata anche la mattina, ma è fotosensibile, quindi si deteriora facilmente al contatto di luce, motivo per il quale i prodotti della vitamina C sono sempre contenuti in contenitori non trasparenti oppure molto molto scuri e si deteriora anche al contatto
con l'ossigeno, quindi anche quando aprite il prodotto. Il ferulico aiuta a far sì che questo non avvenga. Questo siero va agitato prima dell'utilizzo e poi io ne metto una pipetta, ho detto gel, volevo dire siero, sulla mano e vado a tamponarlo e poi a massaggiarlo bene sul viso. Lo sapete che io adoro questo prodotto. Io ho visto dei risultati meravigliosi con l'utilizzo costante di questo prodotto che ora sto usando solo la mattina, ma mi è capitato di usarlo anche mattina e sera e mi piace da morire. È un antiossidante, elasticizza la pelle, la uniforma, la rende luminosa, mi fa impazzire. Fatto ciò, metto il contorno occhi. In realtà io non ho ancora finito questo contorno occhi di Clinique che avete visto più volte, pensavo finisse velocissimamente, invece no. Si tratta della linea Moisture Surge, questo è l'Eye Gel Cream, quindi è come vedete un contorno occhi in gel che ha in sospensione queste particelle che si spaccano una volta che erogate il prodotto e lo tamponate sulla pelle e è un prodotto estremamente idratante, leggero ma non così leggero come immaginavo, considerato che è un gel, nel senso che va ben massaggiato, rinfresca molto, idrata tantissimo e a lungo la pelle. Ma sto già utilizzando anche questo perché ero curiosissima. Questo è il Argan e Argan contorno occhi di Ledriadi, che è un brand di Tigotà, cioè no, non di Tigotà, venduto da Tigotà. In questo caso il prodotto si eroga da questo beccuccio. Riuscite, grazie al packaging, a controllare benissimo la quantità di prodotto da utilizzare. Si presenta come una cremina bianca che contiene olio d'argan, ovviamente, perché la linea è quella, acido ialuronico e anche caffè verde. Quindi la caffeina, sapete, è un decongestionante per la zona, vagamente schiarente, ma non vi fidate di nessun contorno occhi che dice di schiarire le occhiaie, perché non accade. Può aiutarvi a decongestionare, quindi a togliere un po' del grigiore da poco sonno, per dire, ma sulle occhiaie congenite non c'è nulla da fare. Anche qui pensavo che il prodotto fosse decisamente più leggero di quello che in realtà è. Come vedete si assorbe facilmente, ma anche qui va ben massaggiato. È un contorno occhi perfetto, anche che è un contorno occhi secco e datato come il mio. Specie se utilizzato al mattino e di sera poi vado con cose belle potenti. Però diciamo che questi due prodotti sono perfetti alla mattina se di sera intervenite con un prodotto più intenso, se vi serve ovviamente. Messo il contorno occhi, vado alla crema. Sto finendo la seconda confezione dell'anno di questa crema di Biolis, che è quella al melograno, antiossidante, idratante. Lo sapete che l'adoro, per me anche questa è stata una scoperta di quest'anno, bella fondente, morbida, facile da assorbire, nutriente il giusto per il giorno, d'estate l'ho usata anche la sera, soprattutto la sera d'estate, di giorno usavo prodotti ancora più leggeri ed è favolosa, mi piace da morire, è la crema crema, tutto quello che io richiedo da una crema, né più né meno. Ve l'ho detto tante volte che io l'azione più specifica la richiedo al siero, a me la crema interessa che sia una crema così. 3,99 € quando la trovate in offerta da Tigotà, se no intorno ai 5 euro, io sono stra felice in questo modo. Allora, quando faceva ancora un po' caldo, io saltavo questo passaggio e andavo a mettere direttamente, quando uscivo ovviamente, il Garnier, la Garnier Ambre Solaire antietà super UV protezione 50, che è la protezione solare che ho utilizzato d'estate, ormai quasi è finita ed è favolosa. Ha una protezione molto alta da raggi UVA, UVB e anche UVA lunghi. Anche se la utilizzate in grande quantità, come va fatto con la protezione solare, non appiccica, si assorbe benissimo, non interferisce col make-up che mettete dopo, non è pesante, è un prodotto eccellente. Quando era caldo, dicevo, essendo questa base di acido ialuronico, saltavo questo passaggio, andavo direttamente con questa e per la mia pelle era più che sufficiente. Ora invece questa la sto finendo, ne manca proprio un cicinì e quindi le
le sto abbinando, altrimenti utilizzo questo prodotto che è quello che poi continuerò a utilizzare una volta finita questa, che è sempre Ambre Soleil, la stessa linea. Questo però è l'antimacchia 50+, soprattutto lo utilizzerò sopra la crema per la consistenza. Questo è più acquoso, è meno consistente, ancora più facile all'assorbimento, quindi perfetto da essere utilizzato anche sopra creme più nutrienti. Se per esempio al mattino usate prodotti ancora più nutrienti di quelli che uso io, questo sicuramente non andrà a fare uno strato che appesantisce troppo, quindi assolutamente perfetto. Poi per le labbra utilizzo quasi sempre la mattina questo prodotto di Caudalie, che è il Soin des Lèvres Lip Conditioner, ed è pazzesco, pazzesco per il giorno, nel senso che idrata e lascia le labbra morbidissime e idratate. Non è, secondo me, nutriente riparatore, cosa che a me serve utilizzare di notte, perché ho le labbra che si seccano facilmente, poi le trucco, poi c'è la mascherina, quindi c'è bisogno di un trattamento un po' più strong di sera, ma di giorno va benissimo. Se sento di avere le labbra un pochino più bisognose, uso al mattino, anche al mattino, quello che uso la sera. E mi sa che con questo ho finito i prodotti che utilizzo quotidianamente al mattino. La sera arrivo a struccarmi. Se sono truccata come oggi, quindi ho un trucco bello totale e strong, vado come prima cosa, come sempre, a struccare gli occhi con un bifasico specifico. Questo è di Nivea, lo struccante occhi doppia azione al fiordaliso. Funziona anche su trucco waterproof. Qui c'è scritto, io non uso trucco waterproof, ma mi trucco così. E vi assicuro che basta un niente, vi portate via tutto, non è troppo unto, non irrita su di me. Non so, ne avrò comprate 7, 8, 10 confezioni, per me è il miglior bifasico che esista. E poi passo al resto dello struccaggio, e qui vi mostro tre prodotti della linea di Federica Piccinini sui Test Cosmetics adatti alla fase di struccaggio del viso. Faccio veloce perché questi ve li ho mostrati anche nella routine estiva. Questi due prodotti, specialmente l'acqua micellare, è quasi finita, questo no. Vi aggiorno più che altro, più che descriverli proprio nel dettaglio, perché se ne avete già sentito a lungo parlare. Questa è l'acqua micellare Magic Water. Mi piace tantissimo questa acqua micellare, è delicatissima, molto delicatamente profumata. I prodotti di Sweet Ace Cosmetics sono prodotti che contengono quasi completamente ingredienti di origine naturale, sono ben formulati. Questa è decisamente efficace, non sugli occhi, non su un trucco così, no, ma sul viso funziona benissimo e soprattutto lascia il viso non irritato, ha proprio un aspetto lenitivo, è un'acqua lenitiva, quindi perfetta per le mie esigenze. Il tonico, tra i tre prodotti che vi mostro ora, è il mio preferito in assoluto. Si eroga spruzzando, io d'estate me lo spruzzavo direttamente sul viso. Ora preferisco, proprio per così una preferenza sensoriale, spruzzarmelo sulla mano e poi andare a tamponarlo sul viso. Anche questo ha una funzione lenitiva e idratante e mi piace tantissimo. Anche questo molto delicatamente profumato, umettante, lascia la pelle morbida, luminosa, lo adoro. Questo per quanto riguarda il tonico, che però non metto dopo l'acqua micellare, mi sono sbagliata, non devo parlarvene ora. Dopo l'acqua micellare, se decido di usarlo, uso questo burro struccante, non lo uso sempre e vi spiego perché. Non è il prodotto più facile da utilizzare che esista sulla faccia della terra, ci ho messo una vita io a capire come mi piaceva usarlo. Sapete che con l'acqua micellare andate a togliere l'80% del make up, ma non siete definitivamente struccati, perché è vero che l'acqua micellare contiene micelle, quindi sono comunque agenti saponosi che vanno a sgrassare, quindi a togliere il make up, ma non basta, serve qualcosa di più d'urto, quindi di più
grasso, di più unto se volete. I burri struccanti a me fanno impazzire. Con questo ho fatto fatica a fare amicizia, devo essere sincera. È un prodotto molto solito, come vedete, non è scivoloso. È una pasta burrosa, diciamo. Qual è stata la mia difficoltà iniziale? Ne usavo troppo, innanzitutto. Essendo così tanto consistente ed aggrappandosi così tanto alla pelle, ed essendo piuttosto unto, in effetti contiene diversi oli e burri, faticavo sia a spalmarlo sul viso, ma soprattutto a portarlo via. Questo è idrorepellente, non viene via con l'acqua e non si emulsiona con l'acqua, nel senso che con l'acqua non cambia consistenza. Quindi non era semplicissimo da usare. Quindi capite che non tutti i giorni mi viene voglia di utilizzarlo, perché ora sì ho capito come fare, ma devo aver voglia, insomma. Ne prendo molto meno di quello che utilizzavo prima, ora non lo tocco perché mi ungo tantissimo, altrimenti ne prendo meno, poi con le mani vado sotto l'acqua, non sotto l'acqua corrente, ne prendo un po' e comincio a lavorarlo sulle mani. Ripeto, non diventa un latte, non diventa un olio, non cambia consistenza, ma questo passaggio mi aiuta ad ammorbidirlo, a distribuirlo già sulle dita, in modo che poi la distribuzione sul viso, il massaggio sul viso sia facilitato. Non solo, ma così uso ancora meno prodotto di quello che userei altrimenti e poi lo porto via con un pannetto di qualsiasi tipo, di microfibra, di spugna, quello che volete, e bagnato ovviamente, e a questo punto il prodotto viene via. Perché continuo a usarlo comunque, anche se ripeto, non tutti i giorni, perché come lascia la pelle dopo ne vale la pena, nel senso che porta via la qualunque, ma soprattutto lascia la pelle freschissima, morbidissima, sembra quasi trattata. Nonostante sia bello nutriente e grasso, una volta asportato non vi rimane una quota unta sul viso, quindi lo consiglio anche a pelli, diciamo, fino a miste, magari grasse diventa un po' fastidioso, ma fino a pelli miste problemi non ce ne sono. In ogni caso, dopo un prodotto del genere, ovviamente bisogna passare a un prodotto che produce schiuma, che quindi vada a togliere tutta la quota lipidica che può essere rimasta sul viso e vada a chiudere definitivamente la pulizia. Allora, io ho due gel, questo vi ho già parlato, si tratta di un prodotto di Avène, della linea Trixera, che è quella studiata appositamente per pelli sensibili e irritabili, adatta anche a lavare i neonati e si può usare anche sul corpo se avete problematiche non da medico, non da dermatologo, ma semplicemente di pelle sensibile che si irrita. È un prodotto delicatissimo, molto molto piacevole. Ma ho comprato di recente questo prodotto di CeraVe, mi credo che si dica, che sto utilizzando di più di questo ora, perché con la stagione che è diventata un po' più fredda, questo la sera è una vera coccola. Anche qui si tratta di un detergente idratante, in questo caso è decisamente più cremoso più che gel, magari se lo apro. È un gel, ma non so se capite che è un po' bianchiccio e cremosetto. Mamma mia, che bella sensazione! È morbido, delicato, vi sentite la pelle come avvolta, abbracciata da questo prodotto. Nonostante sia ricco perché è idratante, è una nuvola sulla pelle, soffice, veramente è piacevolissimo da utilizzare, non è pesante, non è troppo cremoso, secondo me è perfetto. Questo è indicato per una pelle secca, io non ho la pelle secca, ma d'inverno sulla mia pelle che diventa un po' disidratata è perfetto, è comunque un prodotto a risciacquo, quindi potete provare a usare anche prodotti non, che, dove non c'è scritto il vostro tipo di pelle, ma volete provare perché al massimo poi andate poi col trattamento a ristabilire il tutto.
io lo amo, mi piace da morire. Esiste anche quello per pelle grassa. A questo punto vado al tonico, che è quello che vi mostravo prima, e con questo è finita, diciamo, la fase di struccaggio, pulizia, detersione. Quando non sono truccata così, ovvero spesso ultimamente, quando utilizzo il make-up, quello da tutti i giorni, vi ho fatto un video in merito sul make-up veloce e così via, può darsi che io abbia solo la base meno strutturata di quella di oggi, a volte anche solo con il fondotinta in polvere, perché quando sono bella idratata sotto, nonostante cominci a far freddo la mattina, anche il fondotinta in polvere sopra mi va bene, non ho la pelle che tira, quindi se sono proprio di fretta uso anche solo la polvere e magari solo il mascara o un ombretto perlattino illuminante e il mascara tutto qui. Quindi che cosa faccio? Uso semplicemente quest'acqua micellare di Garnier, che è quella bifasica con olio d'argan, la shakerate. I due prodotti si miscelano e in questo modo io vado a struccare sia gli occhi che il viso molto velocemente e semplicemente. Se sono poco truccata e utilizzo questo metodo, vado poi a detergere immediatamente il viso con uno di questi due prodotti e poi passo al tonico e faccio molto velocemente. Nel caso in cui senta la necessità di andare a pulire un pochettino più a fondo la pelle, vado ad utilizzare questo prodotto di L'Erbolario, che è un gommage, è il gommage per il viso con burro di Panama e olio di crusca di riso, che è fantastico, adattissimo a chi ha una pelle irritabile e non vuole uno scrub meccanico troppo potente. È una bella crema ricca, con che più che particelle scrabbanti è quasi polvere, proprio polvere di riso quasi. Quindi avete la sensazione più di una sabbiolina all'interno di questa crema ricca che non di particelle pesanti. Quindi vado a fare una pulizia un po' più intensa, che faccio dopo la detersione, prima del tonico, ma lo farò tipo una volta o due alla settimana o quando ne sento la necessità. Non sempre ormai, perché boh, non lo so, la sera utilizzo il mio Foreo Luna 2 con uno dei due detergenti, vanno bene entrambi per una pulizia un pochino più intensa. Se uso il Foreo, sicuramente non vado a utilizzare dopo questo, nonostante siano entrambi delicati, anche perché questo è quello con le testine, diciamo, per pelle sensibile, e questo è un prodotto per pelli sensibili, cerco comunque di non abbinarli lo stesso giorno. Diciamo che il Foreo lo uso 3-4 volte alla settimana, questo una o due volte alla settimana, ecco, più o meno li alterno in questo modo. A questo punto, quindi, sono pulita, detersa, ho messo il tonico e passo ai trattamenti della sera e parto da L'amore della vita, il siero dei sieri, Estée Lauder Advanced Night Repair, pazzesco. Questo siero è pazzesco, io lo sto usando da più di un mese oramai, ma l'ho usato per 10 anni nella mia vita, lo conosco benissimo. Sono strafelice di aver reintrodotto questo prodotto nella mia skincare. Questo è uno di quei prodotti che costa, ma che ne vale la pena, ve l'ho già detto diverse volte negli ultimi tempi. È un rigeneratore cellulare. La sera aiuta tantissimo a far sì che la pelle continui a rigenerare cellule anche con l'andare del tempo. Uno dei motivi per cui la pelle invecchia è appunto questo rallentamento di questo normale processo che la pelle fa soprattutto di notte. Questo è un prodotto che va ad aiutare a stimolare questo processo, quindi a rallentare la vecchiaia che si legge sulla nostra pelle. Su di me ha un effetto veramente globale. Io trovo che abbia ridotto le discromie, abbia migliorato in generale il tono della pelle, il colorito più sano, più luminoso, la pelle più polposa, più tonica. Non agisce tanto sulle rughe già formate, ma non agisce niente su questo tipo di rughe già formate, ma sulle linee sottili, sull'elasticità, sul tono in generale della pelle. Questo è un prodotto
prodotto favoloso. A livello sensoriale è pazzesco, si tratta di un prodotto non unto, no, ma ricco, bello da massaggiare, si fa massaggiare bene, vi induce a fare un massaggio alla pelle che è parte del trattamento alla pelle ed è semplicemente meraviglioso. E poi vado col contorno occhi, quello un po' più strong, con cui mi sto trovando benissimo e credo finirò nel 2036, perché sono 30 ml di prodotto, ma è così ricco, gradevole sicuramente, ma ricco sulla pelle che ne basta pochissimo. Si tratta di questo contorno occhi di Idun Care, si chiama Firming Eye Cream, quindi è una crema anti-età che però contiene anche, scusate ma c'è scritto piccolo e ve lo voglio leggere, contiene acido ialuronico, caffeina, peptidi, vitamina E, B6 e B3, è un prodotto decisamente ricco. Ha l'aspetto quasi di un balsamo, non è burroso, è cremoso ma ricco, vedete, piuttosto denso. Va ben massaggiato sulla pelle ed è poesia. Io quando ne sento la necessità ne metto anche un pochino di più e lo lascio quasi in posa come fosse una maschera. È di una morbidezza al tatto spettacolare. Idun Care l'ho trovata in diverse farmacie, ma sul web la trovate tranquillamente un po' dappertutto. È una carezza, è favoloso, lascia la pelle nutritissima, idratata, morbida, elastica. La mattina vi svegliate con un contorno occhi pazzesco. Non escludo che in pieno inverno potrei utilizzarlo anche al mattino, magari proprio un piccolo tocco, ma è fantastico. Certo va un pochino massaggiato e vi dovrete prendere quel minutino di tempo per tamponarlo e poi massaggiarlo delicatamente. Ricordatevi col contorno occhi di andare anche in questa zona dove si formano le zampe di gallina. Il contorno occhi non finisce qui, dovete procedere diciamo fino alle tempie. Per quanto riguarda la palpebra, io non vado sulla palpebra con un contorno occhi che non sia specifico, che non, anche per la palpebra, perché dalla palpebra il prodotto può penetrare nella parte interna della palpebra ed eventualmente infastidire un po', irritare un po' l'occhio. Siccome ho gli occhi piuttosto sensibili non oso fare questa prova, so che c'è chi lo fa, ma se non avete occhi sensibili non vedo perché no. Quello che faccio io però, con una volta che ho finito di massaggiare il prodotto, prima di lavarmi le mani, che io mi lavo tra un prodotto e l'altro ogni volta, non lo facevo sempre, poi qualcuno tra voi me l'ha fatto notare ed effettivamente va fatto, quindi da un prodotto all'altro lavatevi le mani. Dicevo, prima di lavarmi le mani vado a tamponare sull'arcata sopraccigliare, proprio dove c'è l'osso, perché comunque con i movimenti facciali il prodotto scende. Così come va applicato il contorno occhi sull'osso e mai troppo vicino agli occhi, perché comunque i prodotti vanno a penetrare dove devono, la stessa cosa la faccio sopra. Se non ho un contorno occhi specifico per le palpebre, mi comporto così. Messo il contorno occhi, a questo punto passo alla crema. E anche qui parliamo di una crema di Biolis, che forse questa forse mi piace ancora di più di quella di prima. Questa è quella alla mandorla dolce, è decisamente più densa e più nutriente di quella al melograno, quindi molto più adatta per la sera, per un tipo di pelle come la mia. E non so se lo notate, non ha l'aspetto di crema, vedete che sembra quasi un po' frastagliata, perché è quasi spessa, è quasi densa, eppure al contatto con la pelle si rompe completamente la formula, diventa una crema estremamente confortevole, nutriente sì, ma si asciuga, non rimane unta, non rimane in superficie, lo sentite proprio che la pelle la accoglie e che penetra bene all'interno dell'epidermide ed è favolosa. Anche qui non escludo che in inverno la utilizzerò di giorno, proprio perché malgrado la consistenza possa quasi tenere lontani dall'utilizzo giornaliero, almeno perché è una pelle come la mia, in realtà la pelle resta asciutta e morbidissima. Secondo me in realtà questa è perfetta per accogliere il make-up dopo. Per quanto riguarda le labbra,
La sera a volte faccio uno scrub labbra, se ne ho bisogno, se ho usato un rossetto secco, le labbra troppo secche. Ho due scrub di cui parlarvi. Uno è lo scrub labbra di Anthos, che è quello più delicato tra i due. È più che altro molto oleoso, molto idratante e nutriente e contiene delle piccole particelle scrubanti. Quindi, se non ho pellicine troppo sollevate oppure l'ho usato molto volentieri quest'estate, vado con questo. Se mi serve qualcosa di un pochettino più forte, ma senza arrivare alla potenza scrubante di uno scrub di Lush, ad esempio, quelli di Bioficina Toscana, io mi sto trovando molto bene con la linea d'oro di Elan. Si tratta di questo scrub in pot che ha delle particelle un pochino più grosse, più esistenti di quello di Anthos, ed è contenuto in un prodotto più borroso, quindi più da trattamento serale. Tra l'altro, questa linea è una linea anti-age per le labbra, quindi contiene anche ingredienti anti-age. Io a volte esco dal contorno labbra, io mi curo molto del mio contorno labbra per quanto riguarda l'anti-age, ma penso che vi farò un video specifico su tutto quello che le donne non fanno e dovrebbero fare, quindi sui segni rivelatori dell'età, su cui bisognerebbe a un certo punto intervenire. Il codice a barre è uno di questi. Questa linea aiuta moltissimo. Io ho anche l'olio, di cui vi riparlerò perché ve ne ho già parlato anni fa, di questa linea, l'anno scorso forse, non mi ricordo. Ho anche l'olio, dicevo, ve ne parlerò meglio, ma è proprio un prodotto scrubante, sì, ma più che altro globale e anti-age. E poi vado con la meraviglia delle meraviglie, ovvero con questa versione del mio balsamo labbra preferito, che è sempre di Elan. Questa però è la linea dolcezza ed è la linea Appelab. A parte che il pack è meraviglioso e questo è un prodotto fantastico. Profuma di biscotti, di torta, è pazzesco. Ha una consistenza densa, un pochino meno cerosa del Nuxe Revde Miel, che è comunque uno dei miei balsami labbra invernali da sera preferiti. È un pochino meno ceroso, ma bello denso come quello. Anche qui faccio un impacco, è a base di pappa reale e miele e mi fa le labbra di una morbidezza assurda. Ho appena finito la versione stick, che è valida tanto quanto, ma con questo riesco a regolare le quantità e fare proprio dei begli impacchi serali. Con lo stick, ovviamente, il prodotto rilasciato è quello che deve essere rilasciato, giustamente. Comunque, ho un altro stick da aprire, che andrà ad essere utilizzato o la sera quando non voglio fare un impacco così, o la mattina se ci sarà assolutamente necessità. Che cosa ho qui altro da farvi vedere? La mia maschera contorno occhi preferita di HQ, che vado a fare ogni tanto, che è la maschera crema contorno occhi all'olio di pompelmo. Rivitalizza, idratante, nutriente, elasticizzante, favolosa, è a risciacquo. Qui c'è scritto che dura 15 dosi, io non ne faccio di più, onestamente mi trovo benissimo. Altra maschera nutriente, la sto finendo, questa di Sweet Dreams maschera notte. Questa è una maschera notte, quindi può andare o a sostituire il trattamento notturno, quindi la crema notte, ma io è dall'anno scorso che non lo sto ancora usando in questo modo, perché ha fatto caldo e di sera non ho ancora questo bisogno di nutrimento così forte, oppure come maschera a risciacquo, quindi con questo effetto botté immediato, bello idratante. Mi piace farlo a volte dopo la doccia, quando sento la pelle secca, mentre ho il turbante, la metto e poi la sciacquo dopo un quarto d'ora, 20 minuti, e mi lascia la pelle stupenda. Questo è un altro prodotto di Sweetest Cosmetics che ho adorato. E poi ho qui la mia solita skin food di Veleda, che è questa quasi pomata, direi, molto molto ricca, molto nutriente, molto idratante, che uso ai lati del naso se mi si seccano, nelle zone particolarmente disidratate del viso d'inverno, ma qualcuno tra voi mi ha consigliato proprio di usarla come impacco viso, crema viso, alcune sere. Aspetto il freddo per provare e poi la uso ovunque, sui gomiti, sulle ginocchia, sulle cuticole. È sempre con me questa crema, inverno, estate, per vari utilizzi, fa sempre davvero tanto comodo. Detto ciò, mi sa che vi ho detto tutto. Spero di essere stata esaustiva, di essermi fatta capire.
di avervi dato eventualmente qualche spunto. Fatemi sapere se avete voglia, quali sono i vostri irrinunciabili per la skincare, quando si è in questa stagione, si va verso il freddo, ovvero. Io vi mando un bacio grande, vi ringrazio come al solito e alla prossima se vi va. Ciao!